vedo che anche quest'anno hai deciso di farti bocciare. Sì. Bene. In presidenza, grazie. Ma come 5,5? Beh, non sei contenta? Sei la prima della classe. Ma prof, ho sbagliato solo 3 risultati. Chiaramente poco ad agitarti. Come al solito pensi che alzando la voce puoi risolvere tutto? Guardi che lei alza la voce. Questa è bella. Tu che sei la piantagrana della scuola dici a me che alzo la voce. Ora basta. Per domani voglio tutto il programma e di ai tuoi genitori che gli devo parlare. Non importa. Ti alzerai anche alle 3 del mattino ogni giorno per andare a lavoro, ma una volta tornato a casa non devi più pensare a niente. Per me invece è un vero calvario e porta le ragazzine da mia madre, valle a prendere, torna a casa e lava, stira, io non ce la faccio più. Io da quando vivo qui sono rinata. I miei ci aiutano con le bambine, con i lavori domestici. E non mi sembra che ti dispiaccia trovare il frigorifero pieno e le camicie stirate. O sbaglio? Se lui fa quel nome, voi... Voi mi promettete che lo aiuterete? È Levati che ha chiesto di ammazzare Cartabella. Santino mio non c'entra. Lui ubbidiva. Don't ever dare come close. Doveva morire. La colpa è tua. Sempre la puttana. Per due genitori non è facile vedere la propria figlia diversa. Diversa da chi? Dimmelo da che sono diversa. Prova a dire se hai il coraggio da che sono diversa. Guarda, non ti permettere di parlare così con me. Calmo, Carlo. Io vorrei sapere che cazzo mi passa nella testa quando decido di venirvi a trovare se poi si finisce sempre a discutere per le stesse cose. Non è il periodo più felice della mia vita. Lo sai come vanno queste cose? Come va? Avrei voluto una mamma come te. Giulia? Mi dispiace. Dov'è Giulia? Aveva metastasi ovunque. È morta stanotte nel sonno. La morte dei giusti. Non lo sapevo. Era una brava donna. Bisogna avvisare i figli.